Cari amici, buongiorno. Oramai siamo in pieno mese di dicembre, periodo in cui le beccacce sono ormai entrate o in qualche strana occasione continuano a entrare e tutti gli appassionati come me sono in giro per le campagne in cerca di fare qualche incontro. Proprio per loro, per quelli che vogliono fare. Dicevo, proprio per quelli che vogliono fare qualche. Allora. In questo periodo siamo già a dicembre, l'entrata delle beccacce è piena, anche se quest'anno è stato un po' deludente, almeno sino ad adesso, ma molti appassionati, me compreso, sono in giro per le campagne in cerca di qualche beccaccia. Proprio per questi appassionati, in particolare per quelli che amano utilizzare il piccolo calibro 28, ho pensato di fare questa cartuccia con SP2. Dispersante, che è una ottima dispersante, che gli potrebbe essere molto utile per raggiungere il loro scopo, cioè per poter insidiare al meglio la becca. Allora, la cartuccia che sto proponendovi è ovviamente in calibro 28 2870 CX 1000. Ho scelto un bozzo della Che Dita corazzato. 1,40x28, orlo tondo, chiaramente di chiusura col metodo Pinnici, che se ricordate prevede la borra, in questo caso con la croce attaccata e opportunamente ricavata nella misura del 28, che deve entrare praticamente nel bossolo in questa maniera qua, a chiudere. Ok. Quindi noi per poter ottenere questo, per prima cosa, dobbiamo ottenere anche quel tipo di borra fatto in quella maniera. La borra si otterrà partendo da una Z2M della Baschieri, opportunamente modificata. Vediamo un pochettino come avviene questa modifica e come va elaborata la borra Baschieri per ottenere quella borrettina lì. Per prima cosa, ho accorciato le alette in modo da renderle adatte ad entrare in un bossolo del 28. In particolare, come vedete, entra perfettamente. Ecco quello che dobbiamo riuscire a ottenere tagliando lateralmente a questo livello 1, 2, 3 e 4. Fatto questo, bisognerà tagliare questa parte del bossolo per metterla perfettamente nelle dimensioni del calibro 28, perché dovrà andare a chiudere la cartuccia. Questa operazione si fa utilizzando una fustella da 14 che potete montare in un trapano a colonna, potete fare manualmente con un martello. Io l'ho montato nella mia macchinetta di orlatura, quelle cose per orlare, e vediamo un pochettino come si deve andare a lavorare. E allora la borra è questa. Ok, la borra, come dicevo, è questa qui. Ora andiamo a metterla nella nostra macchinetta e terminiamo il lavoro, che consisterà nel portarle alle dimensioni giuste per il calibro 28. Come potete vedere, la barra è qui, finita. Dobbiamo soltanto fargli qualche piccola rifinitura e poi è pronta per essere utilizzata. E come vedete è perfetta per entrare nella nostra cartuccia. Ok, vediamo un po' come si carica a questo punto la cartuccia. E allora, prima cosa, dobbiamo pesare 1,40 grammi di SP2.
Questa bellissima polvere che nasce per la rigata, molto progressiva. E allora, data la quantità di piombo che stiamo inserendo, dobbiamo mettere una coppetta della Baschera e Pellagri, e mezza borretta da 14, quindi 7 mm. Questa è quella da 14, mezza, 7 mm. Ok, a questo punto inseriamo la borra sottosopra, per così. E incominciamo ad agitare in modo da far assestare i pallini meglio possibile all'interno della croce capovolta. Alla fine dovremmo ottenere più o meno questo risultato. Qualche minimo movimento si sente ancora, ma con questo calibro è difficile fare di meglio. Ok, ora a questo punto possiamo passare finalmente all'orlatura finale. Per l'orlatura devo togliere questo aggeggio che avevo montato, questa fustella, e al suo posto monterò la mia bobina. Ok ragazzi, anche per questa cartuccia è fatta. Vedete un po' come deve venire la chiusura. Ok. Questa bellissima dispersante di SP2 è pronta per essere utilizzata. Anche per questa volta è tutto. Ci vediamo alla prossima. Per gli amanti del 28 della caccia alle beccacce, avete un'altra arma da poter utilizzare. Un'altra cartuccia ancora da poter utilizzare. Un grande saluto a tutti, a presto. Ciao!